sua moglie. Perché mi ha fatto pagare? Vorrei restare, ma il mio boccale è vuoto e vado in scena domani. Un altro boccale, un'altra storia. La notte è giovane. Ha bevuto abbastanza. E che cosa te ne importa, Mistios? Sì, che importa. Oh, ma guarda. Ti conviene andartene. Sono qui per conto del suo capo, Aristofane. Beh, non sta lavorando ora. Sì, non sto lavorando. Però mi piace. Aristofane è simpatico, ma ha certe idee. Gliel'ho detto che è pericoloso. Sì, lo è. Mi serve sobrio e riposato. Non credo che tu comprenda la situazione. Il comandante Rexenor ha detto che Tespi deve restare qui. Io dico che resto. Non voglio problemi. Datemi Tespi e vi darò qualcosa in cambio. Possiamo trovare un accordo. Ecco, per il disturbo. Ci penso io a lui. Un idiota e le sue dracme. Molto bene, non ci rivedrai. Non mi sento molto bene. Diceva, hai una maschera. Sei al sicuro, diceva. Sei così forte, Caterina. Ui, al galoppo. I miei genitori dicevano... Grazie, ma ora fermati. Perché io conosco il vero amore. Mi serve solo che tu vada in scena domani. Certo, e a me serve la mia musa, il mio amore. Non voglio, non posso recitare senza di lei. Tu andrai in scena. No, non senza Caterina. Un nome divino per un corpo divino. Un essere divino. Gli uomini alla taverna, chi erano? Oh, ammiratori, inoffensivi. E mi piacciono gli uomini in uniforme. Devi riprenderti. L'evento è importante. Anche Caterina. Mi serve la mia musa. Ti prego, lo troverai a ovest, alla casa di Afrodite. Se ti servirà a farti andare in scena, troverò la tua musa. Ah, gliel'ho detto. A volte mi Cleone chiedo se ho fatto bene a lasciare Cefalonia. Ci sono più assalti...